0 gradi, 1 0 noti, nuovo. Vai! Nel video della settimana scorsa in cui ho suonato a bordo di un jet, non avete visto proprio tutto, tutto, tutto. A parte che avevo una madonna di materiale. 448 giga. Come minchia lo monto un video così? Ma poi non sapete come sono arrivato a suonare su un jet, non sapete come mi sono preparato, quindi qualche domandina nei commenti è venuta fuori. Una delle più ricorrenti è: tutto sommato eri abbastanza tranquillo, come hai fatto a non cagarti addosso? Chi? Io? Figurati. Porca troia! Cazzo! Porca troia! Porca troia! Oddio! Non riesco a dire altro se non porca troia. Porca troia! E qui sorge spontaneamente l'altra domanda. Veramente non hai mai sboccato anche se ti hanno messo sotto sopra più e più volte? Sul jet no, ma durante i voli di allenamento? Sì, ho fatto diversi voli di preparazione fisica nei mesi precedenti, due solo il giorno prima dell'attività sul jet. E gli allenamenti non li ho fatti a bordo di un jet, ma su un Aliante, che è un'altra tipologia di velivolo. La preparazione serviva a due cose. In primis, ovviamente, allenare il mio fisico e fargli capire cos'è la forza G e come la si sopporta. E poi, capire se ero in grado o meno di suonare durante gli sballottamenti di un aereo. Ah, quello che vedete lì è un mandolino, perché una chitarra a bordo di un Aliante non ci stava. Serviva qualcosa di più piccolo. E ok, che erano voli di prova, ma servivano a farmi le ossa. Allora andiamo per gradi, alzo il muso, perderemo quota e il muso tenderà ad accelerare e avrai quell'effetto onda sali e scendi. Già è molto difficile spiegare questa sensazione semplicemente dai video. In più ci sono solamente due videocamere, una su di me e una davanti, quindi è molto difficile trasferire le sensazioni che provi in quel momento. Inoltre, l'Aliante è più lento di un jet, ma essendo privo di motore, sei in balia del vento e delle correnti, e quindi preparati a vomitare ogni singola particella del tuo corpo. Come stai? Provato! Suonavo compulsivamente per capire se ero in grado di farlo in condizioni come quelle, e anche perché volevo concentrarmi su qualcosa. Quell'allenamento mi serviva anche per capire se la strumentazione a bordo per registrare la musica sarebbe volata a destra e a manca nell'abitacolo. E qua rispondo velocissimamente all'altra domanda ricorrente: come hai fatto a registrare l'audio? Ho portato semplicemente un iPhone, una scheda audio molto portatile, vabbè, paio di cavi, e come chitarra ho portato una bella Stratocaster che vai sul sicuro. Avevo GarageBand a bordo con la base che avevo preparato e non dovevo fare altro che azionare la registrazione e cominciare a suonare. Ma torniamo agli allenamenti. Finora quelle che avete visto erano parti tranquille, perché anche i test avevano un grado di difficoltà crescente. 290 gradi, 1-0 noti, nuovo. Vai! Poi, perché era la prima volta che facevo questa manovra, è stato un qualcosa di indimenticabile. Indimenticabile, ma provante. Sacchettino per il vomito, ce l'hai? Mi raccomando, se hai bisogno di un sacchetto, aprilo ben prima di Io apro che non si sa mai. Bravo. Eppure, contro ogni previsione, ci è mancato poco, ma non ho sboccato, sono fiero di me. Finiti questi test, a parte un po' di adrenalina da far scendere. Porca troia! Porca troia! Non riesco a dire altro se non porca troia! Porca di quella troia! Ho capito che sì, questa attività era fattibile, o almeno c'erano i presupposti per provarci. Quindi niente, la mattina dopo ci siamo ritrovati nell'aeroporto di Aosta e ho spiegato ben bene le tre fasi musicali che avevo previsto al pilota. Ma non avevo garanzie che sarebbe andato tutto a buon fine, anche perché alla fine sul jet non sono mai salito per fare una prova. Comunque, a parte qualche momento in cui ho perso il controllo, è andato tutto bene. A questo punto mi rimane una sola domanda a cui devo rispondere, quella che mi avete fatto praticamente tutti. Hai suonato Sweet Child O' Mine? No. Però suonami Smoke in the Water. Smoke in the water.